Come ricorda quel momento in cui Giovanni Paolo ha imposto le mani sul suo capo e poi da lì è cambiata la sua vita? Come li ricorda quei momenti? Allora, era il venerdì 7 settembre 1990 a Bujumbura, quando sono stato ordinato. Veramente ho sentito la gioia. Non sapevo che poteva capitare così, ma prima dicevo, no, è lontano dal mio paese. Ma il vescovo che era lì mi ha detto, no, non abbiamo altro momento, meglio approfittare di questa occasione. Ho detto sì. Sono andato con i miei confratelli saveriani a Bujumbura. C'era una folla immensa. I miei genitori erano tutti lì, protestanti, sono cattolico. E quando sono stato ordinato, ho sentito che un momento di gioia. Ho visto il suo coraggio di venire da noi, da Roma fino in Africa, sento questo riservo di Dio veramente. E da questo momento io, nella mia esperienza di sacerdote, sento sempre anche la forza di poter fare quello che ha fatto, avere il coraggio di trasmettere qualcosa agli altri, quello che ho vissuto, la gioia di essere cristiano, sacerdote, di rivelare agli altri l'amore di Dio. E quello mi dà la gioia di vivere come sacerdote. Missionario saveriano, padre John, che ricorda l'ordinazione ricevuta da Giovanni Paolo II per le mani di Giovanni Paolo II a Bujumbura, in Burundi. Quelle parole o quello sguardo, quelle mani di Giovanni Paolo II oggi nella tua missione pastorale in Africa, come le rivivi e come le comunica? Allora, io vivo questa grazia che ho avuto con gioia. Ho visto lui un uomo coraggioso, e questo mi dà anche il coraggio di voler fare come lui. Visto come lui è andato dappertutto, seguire la gente, essere con loro, mi dà la gioia. Nel mio compito che sto facendo come missionario caricato dell'animazione vocazionale, io cerco di anche trasmettere agli altri giovani di sentire la gioia di essere missionari. Ho visto in Papa Giovanni II un missionario andando dappertutto, fino in Africa. Questa esperienza mi dà la gioia, il coraggio di vivere. Io sono stato in Camerun 11 anni come missionario. E quello che ho fatto, quando penso a quello che sto facendo anche adesso, sento che è anche qualcosa che viene di questo grazia, di questa grazia che ho avuto quando lui mi ha imposto le sue mani. Vedo questa immagine, questo mi ricorda il giorno che sono stato ordinato. È veramente, allora, ho trovato qualche parte una preghiera che sento che esprime quello che è Giovanni Paolo II, e lo dice in francese: ma oggi Dieu envoie-nous des fous qui s'engagent à fond, qui oublient, qui aiment autrement qu'en parole, qui se donnent pour de vrai et jusqu'au bout. Il nous faut des fous, des déraisonnables, des passionnés, capable de sauter dans l'insécurité, l'inconnu toujours plus béant de la pauvreté. Il nous faut des fous du présent, épris de vie simple, amants de paix, purs de compromission, décidés à ne jamais trahir, méprisant leur propre vie, capables d'accepter n'importe quelle tâche, de partir n'importe où, à la fois obéissants, spontanés et tenaces, doux et forts. Oh Dieu, envoie-nous des fous. Allora, moi io penso che... Chi l'ha scritta Papa questa? È stato... c'è una preghiera di Père Louis-Joseph Lebert. Mm-hmm. Una preghiera che sento, esprime quello che è il nostro Papa. È come un fou de Dieu, come, non so come lo dici in italiano, un passo di Dio. Un folle di Dio. Veramente.
folle, sì, fu. Sì, richiama un'espressione che si diceva per San Francesco, un giullare di Dio.